Ecco i luoghi del disastro. Macerie, morte e distruzione a Favara. La gente sullo sfondo guarda attonita le operazioni di soccorso e si teme per altri crolli. Per poter scavare, chi ha scavato, io ringrazio il fuoco, la gente comune, la protezione civile, i tanti volontari, carabinieri, poliziotti che si sono alternati a scavare con le mani per portare via queste macerie e trovare quindi, riuscire a dare soccorso quantomeno a chi è rimasto in vita. La gente è un'inchiesta? Questo non vi prego di non chiedermi queste cose in questa fase. La gente lamenta soccorsi lenti e la fatiscenza dell'edificio? Sui soccorsi lenti no, assolutamente no, perché il fatto è successo alle 7:15 e alle 7:30, quarto d'ora dopo, c'erano già 4 squadre dei vigili del fuoco e almeno una decina di carabinieri. Quindi sì, sulla componente degrado Favara fa storia a sé. Questa zona poi in particolare, d'altronde la vedete attraverso l'immagine qual è la zona. Il bilancio di due vittime? Lo dicevo poco fa, 2 sono i bambini morti, 3 sono i feriti, cioè un bambino e i genitori. Come può essere accaduto? Ma stiamo ancora valutando, molto probabilmente un cedimento strutturale, perché all'inizio se sente puzza ancora dei gas, si poteva pensare a qualcos'altro, però siamo convinti, almeno allo stato attuale, che sia stato un cedimento strutturale. Del resto, si vede, tutto attorno sono molte case deroccate, quindi un ambiente un po' degradato. Purtroppo queste cose sono frequenti. Ci saranno delle iniziative che riguardano anche le altre case? Tipo ma iniziative ne ho parlato proprio in questo momento con il prefetto, perché in questa situazione, in queste condizioni, purtroppo rimane anche il rammarico. Faremo delle riunioni sicuramente a breve e qualche iniziativa è giusto che venga intrapresa. C'è il rischio per altri crolli? Ma guardandoci attorno vediamo proprio la situazione del degrado, quindi valuteremo attentamente quello che c'è da fare e pretenderemo che si faccia. Ecco, i soccorsi cercano di farsi un varco demolendo un muro fatiscente. A Favara sono attimi di emergenza. Tornatore, vedi su qua? Sì, a casa mia cugina. Papì? Casa vecchia. Lei che non lo so, io però ci sono andata a andare. Signore, che devo parlare la mia cugina! Si veniva così! Capito? Aveva presentato la richiesta, però. Maurizio! No, io non so niente, io me l'hanno detto ora a me. E sono venuta. Se ci davano le case popolari non ci dico a mia cugina testi. Non voglio sapere niente. Dolore, strazia. Soltanto, proprio la colpa di chi sarà. Abitazione fatiscente? Abbastanza, perché si dovrebbero fare in questo centro storico, si dovrebbero fare dei controlli adeguati, perché ce ne sono tanti pericoli e non interviene nessuno. La colpa di chi? Alla fine quello che ci va di mezzo è il poveretto, perché alla fine questo è il risultato. Secondo me la colpa è
delle amministrazioni, si sa, perché loro dovrebbero fare i controlli essenziali, quello che è. Troppo... Lei ha collaborato alla situazione, sì, dei corpi? Sì, sì. Cosa ha visto? Dolore, ma purtroppo, si sa, le vittime, quello che non dovrebbe accadere. Troppo. Ma che devo dire, sono cose che dispiacciono. La situazione è critica, perché se non si fanno i controlli dei tecnici, poi in casa così per regolante, è una cosa eccessiva. Come si fa? Come si fa che già i poveretti, questi casi che erano quasi tutte demolite, non davano recupero, oppure farlo sgombrare e dare una casa edocata? Ma ci sono 56 alloggi popolari che aspettano di essere occupati. Anche voi avete fatto domanda per... No, io... La famiglia aveva fatto domanda per, sì, avere quella... Penso cosa. Che sì, penso che hanno fatto domanda per avere la casa popolare. Al 100% l'avevano fatto, perché c'è stata una famiglia che urlava e dice: perché non ho dato la casa? Gli davano la casa e dice: questo non succedeva. Ma purtroppo che comanda far legge, io che devo dire, se il dolore, se sono dispiaciuto e... Ma sono troppo emozionato, mi dispiace lasciare ancora lì. Mi dispiace. Facciamo un cordone, dai! Blocca, blocca, dai! È liberato l'olio! Ma che cavolo!